te e buongiorno Dio ti deve benedire perché Dio è grande anche oggi il Signore ci ha messo nel cuore mi ha messo nel cuore di parlare un poco con te una visita diretta è molto importante perché è importante perché il pastore si deve preoccupare prima di tutte le altre cose di far mangiare le pecore. E poi pian piano li cura, va a vedere se c'è uh, un piede che gli fa male, se c'è qualche cosa che non funziona. Ma la cosa più importante, tutti i giorni deve cercare di farli mangiare, perché se no, vanno in diperimento. Si affannano, sono magri. Perciò la preoccupazione del pastore e che le pecore stiano bene. E questa è la passione di ogni pastore. Ogni pastore deve avere questo in mente, poi tutte le altre cose piano piano si fanno. Mentre noi cresciamo nelle vie del Signore, ogni giorno, nella parola del Signore, c'è un pezzo che ci serve, diventa il nostro nutrimento perché comincia una vita nuova quando cominciamo a camminare con il Signore ed abbiamo bisogno di essere informati dalla parola del Signore o vedere cosa ci dice, come muoverci con equilibrio per camminare, per non fermarci o restare in una strada morta dove alla fine non ne usciamo più fuori. La parola del Signore ci aiuta. Perché man mano ci costruisce dandoci indicazioni attraverso la parola scritta e poi lo Spirito Santo ci dà la strategia per ogni circostanza come affrontare le situazioni singole. Molte volte lo Spirito Santo ci fa comprendere come ci dobbiamo muovere, basta vedere uomini di Dio come si sono muoviti. Proposti, guardiamo Davide per esempio, altri li trovi nella Bibbia che hanno dovuto muoversi in direzioni che lo Spirito Santo li guidava, e così facendo allora noi camminiamo e perseveriamo. La cosa importante è perseverare. Stamattina insieme con te voglio leggere. Nella parola del Signore negli atti degli apostoli, leggilo insieme con me, te lo leggi con calma. Dopo, quando resti, per guardare gli eventi dello sviluppo della Chiesa. Cioè, voglio dire che cosa? Quando si viene una levatrice che è nato un bambino, man mano dà direttive come curare il bambino perché. C'è bisogno di nutrimento diverso, un tipo di mangiare diverso, in orari diversi, perché stia bene. Così la parola del Signore ci aiuta attraverso eh, gli eventi che vediamo e poi lo Spirito Santo ci dà le direttive come ci dobbiamo muovere. Stamattina vogliamo leggere insieme i Dati degli Apostoli, capitolo 5, dal verso 17 verso 21 dove ci sono delle burrasche ma che Dio sempre interviene guardiamolo insieme lo vogliamo leggere mettilo sul display capitolo 5 dal verso 17 al 21 or il sommo sacerdote e tutti quelli che erano con lui cioè la setta dei sadducei si levarono pieni di invidia. Vedete, quando cominciamo a camminare nelle vie del Signore ci dobbiamo aspettare che qualche difficoltà ci arriva. Non, è, non sono molte volte le persone che si oppongono o che ti creano problemi, ma le forze dell'avversario invisibili Usano le persone intorno a te per ostacolarti il cammino che hai intrapreso con il Signore. Ogni credente deve mettersi chiaro in mente che quando comincia a seguire il Signore le difficoltà si presentano e li dobbiamo affrontare. Non possiamo dire che ehm, è troppo difficile. Uh, da quanto servo il Signore, da quanto ho incominciato, è una guerra, perché il potere dello Spirito Santo, quando tu cominci a camminare con Lui, non ti fa scoraggiare, perché Dio interviene. Guardiamo insieme. E misero le mani sopra gli apostoli e gettarono nella prigione pubblica. Guardiamo avanti ancora ma un angelo del Signore nella notte aprì le porte della prigione e condotteli fuori disse guardiamo questo evento vai al verso 21 che cosa dice dice così ed essi ed essi avendo ciò udito sullo schiarir del giorno nel tempio Asche, as, scusami leggiamo il verso 19 così capiamo meglio ma un angelo del signore nella notte aprì le porte della prigione e condotte di fuori disse verso 20 andate presentatevi nel tempio e qui vi annunziate al popolo Tutte le parole di questa vita. Verso 21 Ed essi, avendo ciò udito, entrarono sullo schiarir del giorno nel Tempio e insegnavano. Ora il Sommo Sacerdote, e coloro che erano con Lui, vennero e convocarono il sinedio e tutti gli anziani dei figlioli d'Israele e mandarono alla prigione per cercare per vedere per far menare dinanzi a loro gli apostoli. Da dove viene tutta questa opposizione? Chiariamolo insieme. Guardiamo nel verso 14 dello stesso capitolo. Leggiamo insieme dal capitolo 5 verso 14 a 16. E di più in più si aggiungevano al Signore dei credenti, uomini e donne, in gran numero, vediamo il verso 15, tanto che portavano, perfino gli infermi, per le piazze e li mettevano sui lettucci e giacigli affinché quando Pietro passava, l'ombra sua almeno ne adombrasse qualcuno. E guardiamo il verso 16. E anche la moltitudine accorreva dalla, dalle città vicine a Gerusalemme, portando dei malati e dei tormentati da spiriti immondi, e tutti quanti erano sanati, erano guariti. Ecco, prendiamo insieme questo pacchetto e adesso ne parliamo perché ora aspetta a noi qualcosa di speciale. Quando c'è un risveglio, quando tu nasci di nuovo, quando cominci a camminare col Signore, ho detto già prima, ti devi aspettare che qualcuno si fermi, ti fermi, si oppone. Ma guardiamo questo insieme. Chi cammina e comincia a camminare col Signore lo deve sapere, noi lo dobbiamo sapere, il Vangelo ne parla molto chiaro e non è detto da nessuna parte che non avremo difficoltà, ma quello che è importante è che una volta che incominciamo a camminare col Signore, Abbiamo il Signore dalla nostra parte. C'è un verso nell'epistola ai Romani che dice, se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Io stamattina sento nel cuore di dare una parola a te, che hai incominciato a camminare col Signore e stai vivendo un momento particolare nella tua vita. Me lo mette proprio lo Spirito Santo nel cuore di farti coraggio, di cercare il Signore e di non fermarti, perché lo Spirito Santo ti dà la strategia come venirne fuori, non mollare, non lasciare, consacrati di più e non combattere con quelli che ti circondano. Devi cercare informazioni al Signore che ti deve guidare. Perché devi sapere che non è una guerra che devi fare con la persona vicino a te. Sono le forze dell'avversario che usa alcuni e alcuni mezzi per rallentare il tuo cammino, ma ti serve anche perché sono come dei test che tu fai per crescere. È un allenamento che tu devi avere, perché devi imparare che in questo nuovo combattimento che non è contro carne e sangue, ma contro le forze dell'avversario, come dice la parola del Signore, tu devi capire che dietro le quinte ci sono delle cose che tu non comprendi. Eh, e noi dobbiamo stare più vicini al Signore possibili. Io mi ricordo quando ero piccolo avevamo delle galline con i pulcini, questi pulcini stavano intorno alla mamma, però di tanto in tanto arrivava di sopra un falco, i falchi si prendevano i pulcini e se li mangiavano, ma la mamma vigile quando lo vedeva e i pulcini non sapevano, faceva un modo di chi chi chi, 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 si muoveva e questi tutti scappavano sotto la mamma per evitare che il falco si fosse avventato, lo prendeva e se lo mangiava, se lo portava. Noi dobbiamo così restare vicino al Signore perché i pulcini non sapevano ma la mamma sapevano al di sopra quest'animale che volava e guardava mirava di volerlo tirar fuori e dovevano i pulcini ascoltare la mamma perché quando qualcuno non ascoltava e si allontanava quello veniva fatto fuori Vum, se lo prendeva e se lo portava Così siamo un po' con noi. Quando cominciamo a camminare con il Signore, dobbiamo stare vicini al Signore e dobbiamo ascoltare come Lui ci guida per restare saldi nel cammino insieme al Signore. Questi esempi ci aiutano in questo giorno, aiutano te che stai ascoltando. E che stai vivendo momenti particolari perché hai incominciato a camminare con il Signore. Ma la cosa speciale tu nel Nuovo Testamento, ne parleremo la prossima volta, non sai quanti interventi sono stati aiutati da angeli. Nel Nuovo Testamento è pieno di angeli che si sono spostati per. Esse, per portare messaggi, per aiutare, questi angeli eh, fanno parte dell'esercito dell'Iddio degli eserciti. Ricordati che Dio è l'Iddio degli eserciti, viene definito, viene chiamato perché ci sono eserciti a sua disposizione per collaborare con coloro che camminano col Signore. Guardiamolo insieme: che cosa succede? in questo verso rileggiamo il verso 16 5 16 un poco poi leggiamo il 17 guardiamo poi il 18 e guardiamo il 19 ma un angelo del Signore nella notte aprì le porte della prigione e condotte di fuori verso 20 andate presentatevi nel tempio e qui vi annunziate tutte le parole di questa vita. L'angelo parlava ma lo Spirito Santo li guidava. Gli dava un messaggio da portare. Sai, nel bel mezzo delle tue difficoltà, per te che hai intrapreso un cammino col Signore, l'opposizione non manca, ma guarda, Dio ti fa vedere in questo giorno che Lui mette a disposizione messaggi speciali per te e non solo. Quando tu cominci a camminare col Signore, lo Spirito Santo ti dà sempre un messaggio da portare a coloro che ti circondano. Infatti Gesù dice, quando sarete davanti a Re e concistori, possiamo dire davanti ai tribunali, davanti a coloro che ti vogliono opporre, e tu mantieni quella perseveranza di voler piacere a Dio, lo Spirito Santo, non siate solleciti, dice Gesù, di cosa dovete dire e cosa dovete rispondere, perché in quel momento lo Spirito Santo metterà nella vostra mente, nella vostra bocca, le risposte che dovete dare. Vedete quando restiamo saldi? per voler continuare il cammino, il metodo divino come si esprime, le opposizioni restano dalla parte loro, le difficoltà restano dalla parte loro. Ma Dio, ho detto prima, la chioccia, si interessava come salvaguardare i pulcini attirandoli sotto di sé per cautelarli. Dio mette in moto i suoi eserciti per esserti di aiuto. Perciò non ti devi scoraggiare, perché Egli ti dà ogni volta una parola per coloro che ti circondano. Se tu ti lasci guidare dallo Spirito Santo, tu ascolti e vedrai milioni di testimonianze di coloro che nel contesto delle circostanze sono restati fedeli al Signore per volerlo servire e voler piacere a Lui. Ma cosa ha fatto il Signore? Il Signore ha cambiato coloro che li circondavano. Molti mariti hanno lottato, non con la moglie, ma hanno voluto essere guidati dallo Spirito Santo. E lo Spirito Santo ha salvato la moglie, molte mogli. Ha salvato la famiglia, ha salvato la moglie, ha salvato il marito, ha salvato tutta la casa. E poi dove possiamo raccontare, dovunque si creano delle opposizioni, non li prendiamo come provenienti dalla persona che ci circonda, ma manteniamo un rapporto continuo con il Signore che ci dia le indicazioni come portare avanti quello che Lui vuole. Nel Perché? Perché questa è una chiamata speciale che Dio ha fatto al tuo cuore e il Signore ancora in questo giorno ti dimostra attraverso la sua parola che Egli usa un metodo speciale per esserti di aiuto. Si parla di angeli, di angeli, non sempre arrivano con le ali come noi pensiamo. E non farti vincere adesso dal pensiero, uh, oh, vorrei vedere un angelo che mi arriva pop, 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 come un grande un uomo che arriva con le ali e che si abbassa come le dipingono i pittori. Perché molte volte Dio ha usato degli in forma d'uomo o degli uomini, delle donne che sono come messaggeri. La parola angelo vuol dire. Un messaggero di dio infatti se andiamo nell'apocalisse la parola del signore ci dice di all'angelo della chiesa di in quel caso lo spirito santo parlava attraverso il pastore della chiesa che portando il messaggio dava il messaggio al pastore per darlo alla chiesa sai che è facile che dio in questo giorno ha usato la sua parola dandoti un messaggio: non che io sono un angelo, ma un messaggero di Dio che sempre mette al momento opportuno per esserti di incoraggiamento e per darti la guida di come Dio ti dà tutte le informazioni per usare la strategia giusta in ogni occasione, senza cedere. Ma senza offendere quelli che ci circondano, perché qui la parola del Signore ci fa comprendere. Rileggiamo il verso 19. Dio che metodo usa? Leggiamolo insieme. Ma un angelo del Signore nella notte aprì le porte della prigione e condottili fuori disse: cioè in parole diverse, Dio si preoccupa di una cosa, di liberarti. Per farti portare avanti il messaggio che ti ha affidato. Questo è il centro dell'attenzione che noi dobbiamo porre. Non ci dobbiamo infastidire, oh uh, com'è difficile, perché Dio interviene sempre. Ma dobbiamo vigilare e guardare nel contesto di quella difficoltà. Dio ci libera per fare che cosa? Per, vediamo al verso 20. Per fare cosa? Per portare avanti il messaggio che Dio ci ha affidato. Non perdere di vista il messaggio che il Signore ti dà ogni volta, ogni volta, ogni volta Egli ti parla come ti devi muovere in quella circostanza. Aspettati sempre un messaggio che Dio ti dà per la circostanza, non solo che cosa devi dire ma come ti devi muovere? Devi dipendere dal Signore, dobbiamo essere dipendenti da Dio che attraverso lo Spirito Santo non ci fa venir meno a fare la nostra parte per continuare il cammino. Bene, leggiti questi passi nella parola del Signore con uno spirito di preghiera e di... E di essere aiutato dallo Spirito Santo e tu ti vedi in un contesto dove ti parla delle difficoltà che ci sono ma ti dà anche le indicazioni come ti devi muovere perché il Signore non è interessato a salvare solo te vuole salvare anche quelli intorno a te e soprattutto vuole salvare quelli che si oppongono vuoi qualche esempio san paolo era uno che si opponeva ma dio lo salvò benedetto sia il signore molte volte abbiamo visto in alcuni paesi che proprio quei quei zelanti religiosi che sono come dei santocchi che sono lì presi che cercano Dio attraverso tutti i pellegrinaggi, attraverso mentre sono zelanti perché cercano Dio, Dio si serve di te per portarlo sulla via della salvezza, per avere un incontro con il Signore, perché quelli che cercano Dio nel sistema religioso e si oppongono cercano veramente Dio e Dio si serve di te, ascolta bene per parlargli da parte del Signore e per aprirgli le porte della grazia. Perché Dio ti ha affidato un messaggio. Andate, presentatevi nel Tempio. Il Tempio era dove c'era la gente che cercava Dio e il Signore li guidava lì dove ci sono persone che cercano Dio. Sai che intorno a te ci sono gente che cerca Dio. E Dio ti dà un messaggio da portare, non ti fermare. Andate e presentatevi nel Tempio. E qui che cosa fate? Arrivate là e splaffonate dicendo io sono... No, annunziate al popolo tutte le parole di questa via. Sai, tu hai fatto una scelta di cominciare a camminare nella via del Signore, nelle vie del Signore. Adesso tu sei uno o una che dai direttivi attraverso la guida dello Spirito Santo a coloro che cercano la via per seguire il Signore. Non è poco quello che Dio ci ha affidato, perché piccoli contrasti ce li dimentichiamo, dopo abbiamo la gioia però di vedere anime salvate. E quello è importante. C'è un esempio che dà Gesù. Dice che la mamma quando partorisce ha dei grandi dolori, ma dopo che il bambino è nato dimentica le sofferenze che ha avuto perché ha la gioia di avere tra le braccia il suo figlio. Non ti preoccupare delle difficoltà che hai ma tu prodigati per portare il messaggio di salvezza a colui, a colei che cammina insieme con te perché nel momento che lo Spirito Santo salva quella persona tu dimentichi tutto piangi di gioia e ringrazi Dio perché si è servito di te per portare che cosa ad annunziare, ad annunziare al popolo Tutte le parole di questa via. Tu sei una persona speciale per il Signore perché ha iniettato dentro di te una forza nuova, un potere nuovo, i principi del suo regno che vengono azionati e diretti dallo Spirito Santo nella tua vita. Non è cosa da poco, sei uno strumento potente nelle mani di Dio e queste piccole cose... Non tenerne conto. Posizionati in una sola direzione, quella di voler servire il Signore perché man mano che tu lo servi, Egli ti dimostra il suo potere, lo vedi in azione e ti fa vedere come Egli si serve di te. Immediatamente dimentichi tutte le opposizioni che ci sono state. Perché la gioia che il Signore ti dà quando vedi un'anima salvata è più grande delle opposizioni che hai ricevuto. Preghiamo il Signore che ti aiuti, prega insieme con me. Tu che stai vivendo un momento particolare ed insieme vogliamo presentare quelle persone che ti creano difficoltà per camminare con Dio, perché il Signore li tocchi, li benedica e si riveli al loro cuore preghiamo insieme, ne hai qualcuno, presentalo al Signore insieme con me, preghiamo. Signore ti ringraziamo per la tua parola, perché ci fa vedere in pratica le difficoltà non sono nulla di fronte alla chiamata che ogni tuo figlio, ogni tua figlia ha ricevuto. Signore in questo momento ti presentiamo quelli che fanno resistenza al messaggio di questa nuova via. Sì, questa è sempre una nuova via, perché Gesù tu sei la via e noi ti vogliamo seguire. Spirito Santo di Dio, ti presentiamo quanti si oppongono perché lo Spirito Santo possa operare nella loro vita. E in un modo speciale, Signore, ti voglio presentare chi sta avendo dei combattimenti. Dagli un messaggio potente, guidato dallo Spirito Santo, per restare in stretta collaborazione con lo Spirito Santo, per fare la tua volontà. Benedici il tuo popolo e fa che possiamo vedere risultati per la tua gloria, di anime salvate, con la gioia della salvezza e che il cielo possa essere messo a festa per peccatori che si ravvedono e gli angeli del cielo fanno festa per ogni peccatore che si ravvede. Spanti lo spirito tuo, Signore, ed opera per la gloria di Gesù Cristo. Amen. Amen. Sono contento di aver potuto con te condividere quello che la parola del Signore ci dice. Perché la parola del Signore ci incoraggia insieme a non guardare gli ostacoli, perché li avremo sempre. Ma è importante restare fedeli. Andate, presentatevi nel Tempio e qui vi annunziate al popolo tutte le parole di questa vita. Continua ad annunziare al popolo, a coloro che ti circondano, le parole che ti dà lo Spirito Santo per ogni occasione e vedrai cosa sa so fare lo Spirito Santo nel cuore di coloro che ti circondano. C'è un canto che dice egli farà le cose, ciò che fa per altri farà per te, ciò che ha fatto per te farà per altri, perché Dio è all'opera. Pace, Dio ti benedica.